Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Emilio. Abbiamo effettuato un impianto di protesi al pene circa 6 mesi fa. Emilio ha avuto un problema a 74 anni, ha avuto un problema di neuropatia e quindi aveva grossi disturbi da un punto di vista di erezione, aveva un deficit erettile che non rispondeva più ai farmaci. A distanza di 6 mesi, Emilio è qui, ci racconta brevemente qual è stato il suo percorso, la sua decisione, perché è arrivato a noi e come si trova in questo momento. Ti ripeto ancora quello lì, io ho 74 anni, avevo mia moglie e per 10 anni ho sofferto di erezione perché la neuropatia tocca i nervi e mi ha toccato anche la parte bassa e non riuscivo ad avere erezione assolutamente. Nel far l'amore con mia moglie era una sofferenza unica, però poi con l'aiuto di mio fratello che me ne ha parlato così, era timoroso anche lui perché è una cosa un po'. Sembra che un uomo vada a fare una protesi, ma ormai lo fanno le donne al seno, lo fanno dappertutto, pertanto non è un problema. Ne ha parlato, io non ci credevo e mi aveva detto che qui a Roma, io abito a Roma, c'è un dottor Antonini che è bravissimo in Italia. Ecco, sono venuto a fare una prima visita, ero scettico, all'inizio sì ero scettico, pauroso, non so, non ci credevo, però mi ha dato fiducia. E dopo 6 mesi sono tornato ancora, ci ho riflettuto e ho detto sì, facciamolo. Pensavo chissà che cosa, perché avevo subito già altri due, tre interventi nel mio corpo e avevo paura, non nel fatto del pene, ma non amavo tanto la chirurgia. Invece è andato benissimo, non ho avuto problemi. All'inizio è un po' problematico perché appunto c'è il liquido nell'intestico e fai fatica, ma poi diventa tutta una cosa tranquilla, veloce, senza problemi, godi in una maniera bellissima, ti senti più uomo, ti senti più virile, dai, no? Alla nostra età sentire che non hai niente lì e una donna non c'è niente da fare, quando vuol fare l'amore vuole, lo vuole, non c'è niente da fare, è inutile dire sì, uso altre tecniche, ma quella è la principale, non c'è niente da fare, credo che l'amore completo sia la cosa più bella che ci sia. Chi arriva? Che? Chi arriva? Chi arriva? Chi arriva? Me l'hai detto poco fa. Chi ti arriva adesso? Ah, mi arriva una deliziosa signora perché sono vedovo, più giovane di me, e sono emozionatissimo, ma tranquillo però, sono emozionato ma tranquillo perché c'è, non c'è niente da fare, c'è. Quanto lo vuoi, amore? 2 ore, 3 ore? Eccomi qui, pronto per voi. È bellissimo, veramente, guarda. È bellissimo. Dopo averlo fatto, avevo un'altra donna. Siamo stati 3 ore lì, belli, tranquilli. Lei lo sapeva che avevo la protesi perché ne avevo parlato, però ha goduto benissimo, tranquillo, anche perché prima di fare la protesi ce l'avevo ancora questa donna e ho usato altri metodi, ma fa schifo, altri metodi fanno schifo. Sinceramente, questo qui è una tranquillità serena dentro di te, no? Ti senti uomo, guarda, lo ripeto, ti senti uomo e ti senti virile, anche quando vai a fare la pipì. Lo rifaresti? Sì, tranquillamente lo rifarei, Beh. sì, no, è un benessere interiore, è un benessere in testa, è in tutto, no? Bene. Veramente, Perfetto. veramente. Questa era la testimonianza di Emilio. Ci ha pensato, ci ha ripensato, alla fine si è deciso. Come tanti uomini che arrivano alla nostra attenzione, arrivano con mille dubbi, ma poi il risultato è questo. Avere la possibilità, quando si vuole, di poter avere una normale attività sessuale, nulla di più. Noi offriamo la libertà mentale di essere tranquilli nel letto con la propria compagna e quindi condividere quel piacere della vita che è il rapporto sessuale. Sì. Invitiamo tutti a mandare le vostre email, le vostre domande all'email in sovraimpressione. Ringraziamo ancora Emilio per la sua disponibilità, siamo contenti che tutto vada alla grande, ti facciamo un in bocca al lupo per questa nuova Grazie, fidanzata e ci grazie, vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis. grazie. Ok, grazie, buongiorno. Auguri a tutti. Fatelo, fatelo, fatelo. Perché lì il bello, fatelo. Va bene, io facciamo fare, va bene. Ok.